Luiette, come stai? Siamo contenti. Buongiorno cari amici dell'edicola. Buongiorno, 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 buongiorno. Mattina da Sociali siamo svegliati con prima i Pooh e ora Caterina Caselli. Caterina Caselli mi piace perché c'è. A mezzogiorno venite a fare l'aperitivo, ci sarà Nilla Pizzi in sì, concerto. Bellissimo, bellissimo, un live strepitoso. Oggi pomeriggio alle 3 i Cucini di Campagna, anima mia, farà il suo ingresso. Oh, come state? Buongiorno, buongiorno. C'è una notizia in quarta pagina, Regini. Ma ci hanno dato quattro pagine? Quattro pagine. No, quindi... più veloci, ragazzi. Quindi vai, vai. Veloci, vai. Veloci, ci dobbiamo andare via. Un protocollo. Ecco, bravo. Guarda, perché sono davvero. Un protocollo anti-Covid per porti e stazioni marittime. L'autorità di sistema portuale al lavoro, per definire ulteriori misure di sicurezza, l'obiettivo è ridurre al minimo i rischi di contagio dovuti agli assembramenti. Ci sta lavorando, siccome. A stagione manca ancora a ottobre, cioè manca ancora un po' di mesi, secondo me ci siamo, ragazzi, stanno lavorando. A novembre avrete il protocollo, a novembre-dicembre. Buongiorno Matteo. Visto che tanto dobbiamo allungare la stagione, il protocollo se si fa verso novembre-dicembre, secondo noi non c'è nessuno. Quindi vediamo cosa dice. Allora, un piano di mitigazione dei rischi di contagio da Covid-19 nei locali delle stazioni marittime e dei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo. Sarà pronto entro i primi giorni di giugno e dovrà contenere tutte le misure di prevenzione. L'obiettivo principale sarà evitare assembramenti, in particolare nei giorni nei quali le infrastrutture portuali dovranno far fronte all'assalto dei passeggeri diretti all'Elba. Quindi mi raccomando, dalle file al bar. Avete detto assalto, eh? Quindi. Hanno scritto assalto. Assalto, di che c'è l'assalto? Della gente. Quindi dovrete fare la fila. Ha scritto il Tirreno? Cioè, qua c'è le palle? No! Tu come ci parli? Direbbe un mio amico quasi quasi me ne tocco a pelle invece che non. Una cosa. Quindi dalle file al bar, alle biglietterie, anche sui traghetti, chi sta a poppa se ne sta a poppa. Chi sta a prua se ne sta a prua. Ho capito, se vi sentite male perché soffrite mal di mare, morite lì. Ragionateci prima dove dovete andare, hai capito? Insomma, ci dovete stare attenti, hai capito? Oh, quindi dovete stare attenti. E non lo fate incazzare. Non lo fate. Cazzo cazzo. L'idea è di fare quadrato. Fare quadrato. Istituzioni operative. No, ce lo fanno tondo, secondo me. Così ce lo fanno. Sferico. Sferico. E definire un percorso condivisibile che consente di applicare in modo uniforme e razionale numerose normative nazionali. Claudio Capuano lo dice, quindi il responsabile dell'ufficio territoriale di Piombino dell'autorità portuale. Sull'ospedale Urbano, il PD si sveglia tardi. Questo l'ha detto Andrea Quartini. Non mezzi litri, Quartini. Andrea che fa in quartino? Quartino ha detto Andrea Quartini è Movimento 5 Stelle. Guarda chi c'è. Grande, buongiorno, grande Paolo. Buongiorno. Come va Paolino? Paolo, qui siamo alle prese con i problemi di tutti gli anni, capito? I soliti, hai capito? Come diceva Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Questa sera lo Zio Stix sarà in diretta da Giannino, mi ha invitato. E nella locandina è bello perché c'ho Carlo Conti, ce l'ho qui. Sono sotto Carlo Conti di Tralice a Riccardo Fogli, quindi sono un VIP stasera. Ti sei abbronzato un po'? No, ora poi mi trucco. Un attimo sistemata, capito? Allora, quindi abbiamo i soliti problemi, però aggravati da questo Covid. Nel frattempo. Che Covid, ragazzi! Che Covid! Che Covid! Ci hai fatto un Covid così. Guarda. Poi, musei chiusi per il virus. Anche da tutte le parti. Sentiva poco bene. C'era il Museo di Napoleone che ha accusato. Napoleone ha detto c'è un po' di febbretto. No, Museo di Napoleone, Javier. Un dollar. Oui. No, io sono ci metteva la mano. Napoleone parla così. Perché c'ho la mano così, capito? Quindi c'è un dolore qui. Ma come prefetto, ti ricordi il viceprefetto? No, si vuole dire, ma sì, perché. Ah sì, guardi, l'hanno preso. In galera. Ma vai che dopo c'è prefetto carabinieri. Madonna ragazzi, bisogna far veloci, quindi va bene. Ah, Marciana Marina, spiaggia del Capitanino. Dove? Perché del Capitanino? È brutto sto nome. Per spiaggia del Capitano. Capitanino sembra che sia stato te. La mezza sega. È giusto un gozzo. Piccolo Capitano. Giusto un gozzo. Dice, ma Capitano, ma che Capitano? Ma dai. Ma sei guidato un gozzo. Oh, ma guarda là, c'è il Battistella che dice presente. Hai fatto i dolci Simone, stamattina. Sì, lo deve fare anche, grazie, perché oggi c'è il compleanno della Savi, mia moglie. Fai, mi raccomando, degno. Ha fatto detto farà una torta. Pensa che questa donna lo sopporta.
porta, quindi dica solo a me, infatti supporta quella TV. Vabbè, comunque anche a me comunque. Sì. Marciana. Ana. Riaprono parzialmente gli uffici e lo sportello della polizia c'è municipale. Anche sul nostro blog, se vedete sul nostro blog troverete qualcosa su... perché ce lo mandano e noi gentilmente lo rimettiamo. Su www.edicolerbana.org ce li mandano e noi li mettiamo. Allora, avevamo già scritto anche noi questo articolo qui. Litiga con il ristoratore Portazzurro. Ci hanno mandato le prove, ragazzi, a noi l'articolo, quindi non abbiamo copiato nessuno e l'abbiamo fatto un giorno prima, quindi non venite ad annoia. Il giorno dopo l'abbiamo fatto, no, ma il giorno prima di loro, ieri ce l'ha già qui, è a posto. Ah no, sul Tirreno, voglio dire, non venite fuori. Che è successo? C'è una parola che mi è piaciuto, astio. Sì. Aveva dell'astio con il ristoratore, litiga, li trincia le gomme dell'auto, li spacca la tenda del negozio e gli butta la bicicletta nel dirupo. La domanda è, pensa se gli scrivevano gli stava sul cazzo. Per un po' d'astio ha fatto questo. Per un po' d'astio. Il ristoratore in questione. Poi a noi ci dispiace perché conosciamo tutte le persone, soprattutto. Poi andare a toccare a lui mi sembrerebbe proprio... Se ne ragionava prima, guarda, con il buon Pachi. C'è una persona più socievole di questo ristoratore. Ce n'è. Puoi anche trovare da bere con questo ristoratore. Cioè, se vai t'accoglie. T'accoglie. Non sai come esci, ma t'accoglie, capito? Per cui un giorno 110 lode. Dai. Allora, ok. Passi di lungo così, te ne vai via, non ci. Vuoi un caffè, un tè, un tamarindo? Perfetto. Ciao, caro. Poi, 7, quindi, ci dispiace, noi speriamo che arrivino a un accordo, cioè che il ragazzo gli risistemi tutto, anche alla svelta. Dai. Poi, 7 imbarcazioni... Dice, Rampini, assistente civico, ha detto all'esdraio reale. Bellissimo. Poi, 7 imbarcazioni... sarebbe la volta buona che si è giustificato a fare l'intribuzione dei corpi. Allora, 7 imbarcazioni sanzionate per pesca in aree interdette. Oh. Quindi andavano... Sono filate qui. Poi il Cigno Verde nazionale in campo per la MP, obiettivo 10.000 firme, l'abbiamo già ampiamente discusso. Attenzione, avete presentato voi il simbolo? Vostro progetto per Rio, il simbolo. Allora, a Rio hanno sorgi, allora a Rio hanno fatto 5.000, una bella, insomma, c'è anche un comitato, nel senso serio e tutto, che... Comitato, sappiamo nomi? Sì, ci sono i nomi, Ma li conosci? Sì, li conosco. Ah. Almeno 3 di questi li conosco. Ci potremo fidare, bravo. Dai. Il concorso, praticamente cos'è? In Rio sono arrivate 60 proposte per il simbolo del comune. Vogliono rifare il gonfalone al comune. Visto che c'è stata questa fusione e ora ci sarà questo comune di Rio, vogliono creare un gonfalone nuovo. Quindi sono arrivate 60 proposte. C'è un comitato scientifico, ora i comitati scientifici vanno di moda, che deciderà qual è il confalone che più si addisce a questa nuova identità di Rio. Perché Giarini? Così, no. Perché Giarini? No, che non ho visto uno. Cioè, ma no, questo è vecchi simboli. No, ok. Cosa sta a fare questo uccello? Nero non si può vedere. Vabbè, però, anche se supposto. Anche se supposto, no, perché effettivamente i confaloni... No, sono spariti, aspetta, ho sbagliato. I confaloni dei due paesi. Ci abbiamo qui 3 supposte di Uniplus e poi dentro un gonfalone e poi ascolta tanto devono fare 9 siamo mezzi resi anche noi, quindi noi si può parlare perché siamo lì poi c'è lo nero, vabbè, che già, però vabbè, insomma. Allora, sono oltre 60 infatti le proposte pervenute all'amministrazione comunale con le idee grafiche per il nuovo stemma ed il nuovo gonfalone del comune Rio. Nella commissione ci abbiamo Amedeo Mercurio, Gloria Peria, Lucia Paoli, Gianfranco Vanagolli, Fabiola Pisani. E il sindaco ha espresso la sua soddisfazione. Ci saranno anche dei bellissimi riconoscimenti. Mi sembra cos'è? 5.000 euro? Dovrebbe essere, mi sembra, 5.000 al primo, 3.000 al secondo, 500 al terzo, roba del genere. Yes. Mi sembra di sì. Hanno aperto i parrucchieri, ma io sono anni che non vado più dai parrucchieri. L'ho fatta una volta questa cazzata di farmi i capelli corti e ti trovo per tutto il mio fascino latino.
parte c'è una strippiata di capelli bianchi che fa fuori. Vedi, cazzo, lo dici a me, madonna. Ho capito, ma te sei più grande di me, Federico. Capito, no. Ma è un po' che ce l'ho, capito? Te viene la tradizione di famiglia, sì, anche tradizione bianca, sì, penna, sì. Sì, quello è vero, è vero. Noi siamo di imprinting, capito? Le meraviglie di Pianosa tornano visitabili. Oh my god! Dopo il lockdown, quindi. Quindi è bello, nel senso che c'è questa bellissima anche esplosione di fioriture di colore e di mare, che saranno nuovamente visitabili. Tra l'altro abbiamo messo anche sul sito www.ediculaurbana.org, che ci hanno mandato anche lì. Ci hanno mandato anche lì dal parco tutte le visite, le visite programmate per andare sia su Pianosa, se non sbaglio, anche su Monte Cristo, che devono recuperare anche tre vecchie gite saltate lo scorso anno. Quindi informatevi su Infopark, perché c'è davvero da è importante, è interessante conoscere il posto dove state. E oggi stasera avremo invece da Giannino in diretta Facebook il nostro Stix con Carlo Conti. Ma grazie, perché mi ha invitato in un parterre di gente che sono tutti artisti disumani, e poi ci sono io che non so fa nulla. Non è vero, non ti sminuire. No, potresti no. insegnargli a questi no, ragazzi. Sì, Carlo Conti, Riccardo Fogli. Ma allora, Riccardo scherzo. Fogli sa sanificare. Che ne so io? No, dai, Carlo Conti sanifica. Sì. Ma no, tanto ti insegna a sanificare, ti spieghi come si sanifica, tutta una cosa del genere. Certo, come si piazza da Carlo Conti non posso fare. No, quello no. Però ragazzi, questa cosa che fa Giannino, queste dirette, ha iniziato su Instagram abbiamo fatto un collegamento mentre sanificavamo Porto Azzurro, quindi abbiamo fatto questo affare con maschere e boccagli mentre sanificavamo, e ora poi mi ha richiamato all'ordine, forse mi sono garbato, grazie Giannino che mi hai convocato in questo parterre solo per la locandina, ti ripeto, lui già contento perché mi avevano messo. Sei insieme anche a Natalie Hurst, chi è? È una cantante, no, non lo so chi è, però insomma dice una cantante, sì. C'è la fiasca. Aspetta, che c'ho la mosca. La c'è mosca un'altra. No. Ah, era questa. Era quella. Grande. No, veramente la mia notizia era quella del ristoratore. Ah, ti volevo dire, ma quando c'è questa diretta? Stasera su StreamYard. StreamYard. Quello che io non lo posso vedere. Totem, che ha scritto Totem. Siete bellissimi, ma mi devo ancora svegliare. Vabbè, calma. Totem, tu conosci a Totem. Madonna, ma la mosca. Va sempre sulla merda. Sulla merda, sì, infatti. 21:30. Ecco, ma se trovi a Valentino devi fare la tua figura sempre Stix, amore, grazie. Allora, quindi stasera mi raccomando, estremi alti. Ricordo la Valentino quando era liscata. Mi ricordo sì, la Valentino, grazie. Quanti anni 70-80, Erano i primi. Era lei, la veste di Rich Fenech. I primi vagiti ormonali. Attaccavi di sera per vedere film di... Comprami, io sono in vendita. E non mi credere irraggiungibile. Ciao. Mi ricordo che a Via dell'Erba c'è. Via dell'Erba, visto il fiore c'è Via dell'Erba. Bellissimo. Questo video mi è piaciuto. Davvero? Molto. Guardatelo. Quello che arrivo con la motocicletta? Quello con la motocicletta. Guardate il video. Ciao.